ci introduce a due esercizi che vorrei provare a farvi fare, e che è il discorso dei chakra. Allora, utilizzo il discorso dei chakra come li utilizzano queste due autrici di cui vi ho dato i riferimenti, e se volete sono degli bellissimi libri. Allora, una è Anodea Judith, il libro dei chakra. Lei è una psicologa che però si è occupata proprio dei chakra per quello che essi sono. Non sono dei vortici di energia che uno deve cercare, cioè, dove sono, giusto? Non sono delle ruote che noi abbiamo piazzate davanti alle vertebre, sono effettivamente degli stati, dei livelli di, come dire, coscienza. Sono dei livelli di esistenza. Il primo chakra è quello della radice, quello della sopravvivenza, ed è quello dove noi impariamo tutte le lezioni che riguardano il sopravvivere qua, e quindi mangiare, proteggerci dai pericoli, difenderci, la famiglia, legami di sangue, e man mano a salire, fino all'ultimo, dove noi entriamo in contatto con le lezioni che riguardano l'andare oltre questa realtà. Quindi in realtà i chakra sono un sistema di spiegazione di livelli di coscienza diversi che un essere umano può avere. Un essere umano può vivere tutta la vita a livello 1, preoccuparsi di quello che è la materia, oppure fare questo e contemporaneamente preoccuparsi della sessualità, secondo chakra, preoccuparsi del lavoro e della sua realizzazione, terzo chakra, preoccuparsi dei sentimenti di condivisione, di gratitudine col mondo, quarto chakra, e così via. Dipende a che livello sta. Ogni chakra è una esemplificazione spirituale, non ha niente a che vedere con una roba fisica. Poi ci sono tantissimi medici integrati che si divertono a trovare le corrispondenze. Allora, il primo chakra corrisponde ai surreni, perché i surreni sono quelli che si attivano nella risposta da stress, quella che vi serve per gestire gli impulsi primari. Il quarto chakra è il cuore, è vero, nel cuore ci sono neuroni connessi al cervello. Possiamo fare questi parallelismi, ma nei Veda, dove sono citati per primi, o nelle Upanishad o negli Yoga Sutra di Patanjali, non c'è questo discorso. C'è l'idea che i chakra sono espressione di lezioni spirituali. Tra l'altro, in questo libro bellissimo di Caroline Miss, Anatomia dello Spirito, è uno dei libri più belli, che è un po' difficile forse, ma secondo me andrebbe letto da tutti, addirittura l'autrice fa un parallelismo tra il sistema dei chakra, il sistema dei sacramenti della nostra religione e la Kabbalah. Se noi dobbiamo parlare di lasciare andare, perdonare, che chakra ci serve secondo voi, se chi conosce un po' il sistema dei chakra? Cuore, il quarto, che si chiama Anahata. Ma l'ho portato perché è molto interessante, perché il nome significa risuonante senza percussione, cioè ha a che fare con il battito del cuore, che risuona senza che nessuno lo percuota, perché si contrae da solo. Perché ci serve? Perché è un buon modo di localizzare la vostra attività di perdono. Quindi a me serve, come fa Anodea Judith da psicoterapeuta, come strumento. Allora, se dovete pensare a lavorare sul perdono, quarto chakra è un buon modo per localizzarlo, ok? E quindi quando voi pensate alle lezioni relative all'amare, al lasciare andare, all'amare se stessi, al superare la vergogna, la colpa, potete pensare di localizzarle qua. Questo è il sistema dei chakra, giusto per quello che dicevo prima. Vedete che c'è chi si diverte a fare le correlazioni, il plesso aortico, questi fanno le correlazioni con i plessi del sistema nervoso. Poi invece c'è chi si diverte a fare le correlazioni più spinte anche con i colori, con gli organi, con le funzioni, con le ghiandole, per esempio anche qua, chakra, colore, ghiandola, parti del corpo. Il medico integrato ha interesse a integrare anche questi sistemi, che sono parte di medicine antichissime, però a me personalmente interessa l'aspetto, lo strumento psicologico che c'è dentro qua. E questo è invece il discorso della Kabbalah. Ve lo voglio solo accennare perché è molto bello. Nella Kabbalah c'è l'albero della vita, non sto a entrare nel merito, chi ha voglia se lo legge, ma sono dei livelli anche qua, sono livelli di manifestazione divina. Sono anche questi, ce ne sono alcuni che sono raggruppati a coppie, ma fanno 7 livelli, esattamente come i 7 chakra.
Il quarto livello è Tiferet, corrispondente al quarto chakra. E che cos'è? È la manifestazione dell'amore. È la creatura, la manifestazione dell'amore in maniera visibile. Non sto a entrare adesso, era solo per darvi un accenno. E giusto per ciliegina sulla torta, la corrispondenza con il sacramento della nostra religione, il matrimonio, che è di fatto sacramento di unione tra un uomo e una donna, dal punto di vista del suo significato originale e mistico, cioè quello più profondo, ha a che fare con il fatto che quando tu prendi questo sacramento, tu stai facendo un'unione spirituale dentro di te. Ami qualcun altro perché hai imparato ad amare te stesso. Io che lavoro con un sacco di coppie, mandate anche dal tribunale, conflittuali, eccetera, penso sempre che se nei corsi prematrimoniali venisse spiegato questo, magari ci sarebbero meno separazioni o gente che non si sposa e magari sposerà qualcun altro più avanti. Ovviamente, e qui veniamo ai nostri esercizietti, chi vuole fare ovviamente, quando voi cominciate a perdonare, entrate in rapporto appunto con l'accusa, cioè con tutto il male che vi hanno fatto, con l'offesa che avete ricevuto, con la parte di voi che si disistima, cioè entrate in rapporto con un archetipo universale, direbbe Jung, che è quello del bambino ferito. Ognuno di noi per qualcosa, qualcuno per piccole cose, magari qualcun altro per cose più grosse, almeno una volta nella vita ha vissuto quello stato lì. È un'ingiustizia, perché proprio a me non è giusto, non accetto questa cosa, sono tutti cattivi, tanto per dire delle cose magari banali, però come formule, ognuno di voi probabilmente dentro di sé magari sono non piaccio a nessuno, non valgo niente, gli altri sono meglio di me, no? Tutte queste frasi qua, che poi connotano i vostri discorsi interni, magari non ve ne rendete conto, però una parte di voi, il giudice interno, a volte vi parla così. Magari non sempre, magari avete raggiunto una buona stima di voi, ma su una certa cosa non è così. Quindi entrate in rapporto con questo archetipo qua. E se volete lavorare col perdono, voi iniziate a capire che da una parte, questa parte di voi ha diritto alla vostra attenzione, ma che al tempo stesso è importante, necessario che voi facciate qualcosa per fare un passaggio, altrimenti voi vi continuerete a comportare in questo modo, vi continuerete a sentire così. Non solo, cominciate a capire che spesso, quando siete ancora legati a quell'archetipo, vi scegliete i compagni di ferite. Allora sono quelle che sono state abusate o stuprate che vanno al gruppo di autoaiuto e dicono quanto stanno male e quanto hanno avuto dolore, malessere, e sono tutte uguali. Sono lì insieme, sono compagni di ferite. Nella coppia succede spessissimo, spessissimo. E poi litigano e confliggono perché sono le loro parti ferite che si parlano e non le loro parti sane. I centri antiviolenza, apro una piccolissima, brevissima parentesi, sono nati da un grande movimento, voglio dire foriero di cose fantastiche, che è stato il movimento femminista, ma che ovviamente, come ogni movimento, guarda una parte, no? Una parte della realtà e è corrispondente a una certa epoca. E quindi il fatto che io dicessi, beh però forse varrebbe la pena di discutere con una persona che ha subito una violenza, che cosa lei può fare adesso, qui ed ora, per affrontare questa cosa e in che modo può spostarsi da questa posizione, venivo tacciata di essere una che non aveva empatia rispetto. Devo dire che ho seguito e ho traghettato fuori da quell'esperienza tantissime donne che quando invece sono state messe a contatto con l'aspetto della loro responsabilità, non della loro colpa, cioè di come loro si erano poste, hanno potuto entrare in contatto con quelle parti deboli e fragili, con quelle parti irrisolte di loro che avevano fatto sì che dicessero di sì quando volevano dire di no, che non riuscissero a tirarsi fuori da delle situazioni, che fossero eccessivamente compiacenti o che si mettessero a rischio. E questo è stato di grande sollievo.
Ovviamente c'è un tempo per farlo, ci sono delle tappe, ognuno ha i suoi tempi. Certo che in un primo momento l'accoglienza deve essere a 360 gradi, ma questo è ovvio. Ma non dopo 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, 2 anni. Io ho avuto persone in terapia che avevano subito violenze a 18 anni, ne avevano 40 e ancora avevano problematiche di tipo sessuale. E quando abbiamo lavorato proprio su questo passaggio, le hanno risolte, perché hanno ripreso potere. Perché quanto più tu sei vittima, tanto meno potere tu hai. Certo, ti identifichi, sei qualcuno, sei una vittima, ma se sei vittima sei per forza condannata a fare questo. Per un po' gli altri ti accudiscono, per un po' ti danno attenzioni, per un po' sei circondata, ma poi iniziano a trattarti così, iniziano a ritrattarti così. E quindi certi cicli anche di maltrattamenti familiari si ripetevano. È un discorso molto delicato, io spesso ho avuto confronti perché appunto si rischia di sembrare, non so, anaffettivi o non empatici, è esattamente il contrario. Quello che io voglio, se una persona viene da me, che poi vada sulle sue gambe, non che dipenda da me, no? Prima dipendeva da qualcuno fuori, adesso dipende da un terapeuta che gli dice, poverina, no, non è questo l'obiettivo, è che si riprenda il suo potere. Ma per riprenderti il tuo potere rispetto a qualsiasi cosa nella tua vita, devi poter vedere in che modo tu hai contribuito a questa cosa? In che modo tu hai permesso che accadesse? Che cosa non hai fatto per difenderti? Che cosa non hai fatto per proteggerti? In che modo sei stato leggero o ingenuo? Questo non è rimproverarsi, è capire che cosa non ha funzionato per poterlo modificare. È sottile, ma cambia tutto. Quindi, se volete farvi delle domande, qui iniziamo a entrare in un primo esercizio. Magari queste, se volete, ve le segnate, oppure io adesso le leggo. Se volete lavorare già adesso, mentre io le leggo, provate a rispondere. Così, in maniera molto spontanea, immediata, la prima cosa che vi viene. Sono le domande per l'autoanalisi rispetto al lavoro del chakra del cuore, cioè al lavoro del lasciare andare. Ho dei ricordi emotivi da guarire, cioè ho delle esperienze passate che mi ritornano? Se sì, quali sono? Ci penso dentro di me. Se no, bene, meglio. Ho attualmente dei rapporti della mia vita da guarire, cioè litigo spesso con qualcuno, sono insoddisfatto di qualcuno, non riesco, non mi sento bene, non mi sento a mio agio nelle relazioni o in qualche relazione, ritengo di non avere abbastanza amici, non capisco cosa c'è che non va perché le mie storie d'amore finiscono sempre, puntini puntini. Oppure nel lavoro, chissà come mai, trovo sempre il collega che mi crea problemi, non riesco a chiedere l'aumento al mio capo. Ho dei rapporti nel presente che penso che forse abbiano qualcosa da mettere a posto. Questo è sottile. Uso delle ferite emotive per controllare le situazioni della serie. Io da piccolo non ho avuto affetto, i miei genitori non erano affettivi fisicamente, quindi quando la mia compagna mi chiede coccole, io le dico guarda, mi dispiace, però io non sono abituato a fare questo. Ma se io con la mia compagna, perché poi il matrimonio sulla carta, uno può anche non fare un matrimonio sulla carta, ma fare un matrimonio, lo cosiddetto hieros gamos, cioè il matrimonio alchemico, non è che tu devi andare per forza in chiesa o andare in comune per essere sposato, ti sposi, almeno questa è la mia opinione, ovviamente, ti sposi nel momento in cui tu capisci e scegli che quella persona che hai di fronte è la persona che va bene per te per fare il tuo lavoro spirituale, qui, ora, con un altro. Scegli che la tua elevazione spirituale la farai in coppia invece che da solo e vuoi che quella persona sia il tuo maestro o la tua maestra. Questo per me è il matrimonio. Allora, se in un matrimonio la mia compagna mi chiede delle coccole, per dire, e io le dico, guarda, io sono abituato così perché nella mia famiglia non eravamo abituati, cosa sto facendo? Sto evitando di affrontare una nuova lezione e quindi sto usando una mia ferita emotiva per controllare il presente. Una cosa pericolosa, le coccole, allora, no, ma io non sono abituato. Viceversa, la compagna che dice, ah, ok, va bene, dai, non sei abituato, cosa sta facendo? Sta dando all'altro il permesso
di controllare lei nella sua crescita spirituale dalle ferite di un altro. Allora il punto è non di dirgli no, tu mi devi dare le coccole, ma di chiedersi se questa cosa è perfetta per me, cos'è che devo imparare dal fatto che lui non sta rispondendo a questa mia richiesta? Magari io sono abituata che non affronto mai, non sono capace di stare distante per un po' da qualcuno perché non riesco a farlo. Allora mi sta insegnando questa cosa. Capite che più voi lavorate così, io lavoro con le coppie così ed è bellissimo perché poi cambia tutto l'equilibrio. Più voi fate questo, più vi appassionate di andare a vedere come l'altro e cosa l'altro vi dice. E questo crea immediatamente un'unione. Quello che era distacco unisce. Quello che prima faceva creare un conflitto, esattamente la stessa cosa che rimette assieme. Ho paura di diventare emotivamente sano? Questo è un punto cruciale perché spessissimo quando chiedo, faccio immaginare, utilizzo una tecnica che si chiama VAC, che serve per immaginarsi a obiettivo raggiunto. Non sto a entrare nel merito di come lavora sull'emisfero destro, però lavora sull'emisfero destro. La persona tutta contenta, si immagina tutto, poi dico, ma a obiettivo raggiunto potrebbe esserci qualche risvolto negativo, potrebbe nuocerti in qualche modo, potrebbe nuocere a qualcuno. Ah, certo, ovvio, certo, perché se io diventassi più bravo sul lavoro probabilmente dovrei prendere delle decisioni, magari viaggiare e io non mi sento di farlo perché ho paura dell'aereo, oppure io non mi sento di farlo perché non mi va di lasciare la mia famiglia, i miei figli, troppo a lungo senza di me. Ma io non so cos'è giusto, cioè non so se è giusto viaggiare o non viaggiare, dipenderà da quella persona, però so che in quel momento la persona contatta quel conflitto e quel vantaggio secondario che gli deriva dal non risolvere il suo problema. Allora mi viene la fobia di volare, perché così io evito di viaggiare, perché in realtà il mio vero conflitto è che non voglio lasciare i miei figli troppo senza il padre o la madre. Com'è la mia salute emotiva e le mie relazioni intime? Nelle mie relazioni intime sono tranquillo, sono sano, oppure no? Sono agitato, ho paura dell'abbandono, ho paura del tradimento. E poi, dopo che questa tizia qua sopra non ha cantato le canzoni di Sanremo e non ha ballato, ma ha parlato di perdono, io cosa ho capito? Sono d'accordo, non sono d'accordo, penso che sta dicendo un sacco di cavolate, perché il vostro rimando, la vostra eco vi dice dove siete e dove dovete andare. Ah, mi ha dato proprio fastidio, guarda, una roba melensa, questa roba del perdono, sembrava un prete, ha parlato del matrimonio. Cosa avete voi con i preti? Cosa avete vissuto? Oppure, ah, mi è piaciuto tantissimo, che bello, certo, come sarebbe bello se tutto fosse così, però vedi, certo, poi per me non è così. Che esperienza avete avuto voi? E così via. La vostra eco vi dice dove siete. Per entrare in contatto con la capacità che noi tutti abbiamo di lasciare andare, che è una capacità fisiologica, che è collegata alle funzioni del cuore, prima di tutto dobbiamo entrare in relazione col nostro corpo. E quale miglior modo per farlo se non entrare in relazione con il cuore? Quindi tra poco vi guiderò a iniziare a imparare come si fa a sentire il cuore. Quando uno dice segui la voce del cuore, dice grazie, ma io non la sento. Ma quante volte mi è stata detta questa cosa? Cioè, un bel dire segui il cuore, ma io non so cosa dice il mio cuore. Io penso, cerco di risolvere le cose pensando, non lo so. Certo, perché noi siamo abituati a fare questo. Invece il nostro cuore può parlare e noi possiamo trovare un modo di entrare in relazione. Vi porterò lì, chi vuole ovviamente, dopodiché in maniera molto soft, in maniera molto leggera, è soltanto un assaggio, non è un lavoro emotivo completo ovviamente, però se volete, chi vuole, contattare per qualche istante il bambino ferito, cioè quella parte che ha una ferita da risolvere, può farlo, io vi guido, chi non vuole resta in meditazione tranquillamente o pensa a quello che vuole. Quindi chi vuole farlo pensa adesso a un'esperienza, un ricordo, una situazione o un'emozione che vorrebbe, con cui vorrebbe provare a entrare in contatto, ok?
anche piccola, anzi meglio se piccola, perché non stiamo facendo un workshop di lavoro strettamente personale, stiamo facendo una conferenza, ok? Vi manterrò per qualche istante lì, chi vuole, e poi vi farò tornare indietro, ok? Questo fa parte di una tecnica molto più ampia che si chiama la tecnica del ponte temporale, che è una tecnica molto potente per lavorare sugli archetipi delle parti ferite. Allora, scrociate tutto, se possibile, e mettetevi in una posizione che sia abbastanza comoda, però diritta. Non stiamo dormendo, non stiamo facendo rilassamento, stiamo facendo un lavoro di tipo interno. Perciò dritti, comodi, però presenti. Chi vuole chiude gli occhi, chi vuole invece fissa un punto che gli permetta di concentrarsi e in ogni caso fate quello che volete, fate quello che vi va. Adesso cominciate a portare l'attenzione al vostro cuore, alla zona del petto dove voi lo localizzate. Forse lo localizzate vedendolo, forse lo localizzate sentendone il battito, o semplicemente portando l'attenzione proprio lì, allo sterno, e a quello che c'è sotto, al vostro sterno. Forse non lo sentite affatto, vi state domandando come si fa, va bene lo stesso, osservate semplicemente quello che accade. Cominciate a portare l'attenzione sempre di più proprio lì, in quella zona. E ora portate anche una mano sul vostro petto, esattamente dove sentite o pensate che ci sia il vostro cuore. E cominciate semplicemente a entrare in contatto con i battiti. Può darsi che li sentiate attutiti o che li sentiate invece molto bene. Può darsi che sentiate un cambiamento nel loro ritmo mano a mano che voi portate l'attenzione. Può darsi che il vostro respiro si modifichi. Può darsi che accelerino o che invece rallentino. Ma entrate semplicemente in contatto con il vostro cuore che batte tutti i giorni, tutti gli istanti, indipendentemente da ogni vostro pensiero, da ogni vostra attività, batte per voi ed è vivo. Forse da molto tempo non entrate in contatto diretto con il vostro cuore e avete come la percezione che sia un po' come un animale ancora in letargo, che esce guardingo con il primo tiepido sole della vostra attenzione e della vostra presenza in questo momento. Abbiate pazienza. Un cuore a lungo ignorato è spesso un cuore timido, timido nel manifestarsi, restio, timoroso di un altro tradimento, di un'altra carenza di attenzione. Perciò abbiate pazienza. E restate semplicemente in ascolto. Ora imparate un modo per far sì che il vostro cuore si apra e voi possiate sentirlo molto più presente, molto più vicino dentro di voi. Per fare questo, andate a contatto con un'esperienza o una situazione che vi comunichi gioia o vi comunichi gratitudine o vi comunichi condivisione. Magari è un'esperienza che avete vissuto, magari è un'esperienza che vi hanno raccontato o magari semplicemente è un ideale, qualcosa in cui voi credete. Forse una volta in cui siete stati molto felici, una volta in cui qualcuno vi ha fatto un dono.
qualsiasi essa sia, richiamate in voi la sensazione di apertura, di gioia, di condivisione, di gratitudine, di connessione con tutti e con tutto, di voglia di aprire le braccia e abbracciare tutto quanto. E sentite come il vostro petto si apre, sentite come un tepore può spandersi nel vostro petto. E sentite come siete così tanto più vicini al vostro cuore. Ora siete pronti per dialogare con chi abita lì da tanto tempo. Siete pronti per ritrovare qualcuno che da molto tempo abita lì, proprio nel centro del vostro petto. E forse anche, se volete, per sapere qualche cosa, un po' di più, su qualche ferita o qualche cosa che volete risolvere dentro di voi. Perciò adesso, continuando a restare presenti e connessi, portate l'attenzione su quel ricordo, quella situazione. Forse eravate piccoli, forse eravate bambini, forse è qualcosa che avete vissuto come un'ingiustizia, o qualcosa per cui vi sentite in colpa, qualcosa di cui vi vergognate, o qualcosa per cui avete rabbia. Cercate di visualizzare o di sentire come eravate in quella situazione. Cercate di ricordare e di calarvi in quel ricordo. E poi datevi il tempo di ascoltare che cosa ha da dirvi quella parte di voi. Lasciatela parlare. Ascoltate che cosa ha da dirvi, le accuse che ha da fare. E mentre questo accade, e semplicemente ora prendete coscienza di quella parte, poiché questo è l'intento del lavoro di questo momento, sapete che forse dovrete tornare a parlare con questa parte, ma per il momento è sufficiente che le chiedate semplicemente scusa per non esservi occupati finora di tutto questo. Se volete, se vi sentite, promettete a voi stessi che non lascerete più sola questa parte di voi. Non accadrà più da questo momento. Non importa quanto tempo accadrà e ci vorrà per comprendere e riparare appieno. Non importa, ma promettete a questa parte del vostro cuore che da questo momento voi ci sarete. Tutto è perfetto, esattamente come l'avete vissuto, per ognuno di voi come è. Quando vi sentite, riaprite gli occhi, fate un bel respiro. Fate un bel sorriso, anche se avete pianto. Perché l'emozione passi. Questo era un primo contatto.
C'era una seconda tecnica che si chiama, insomma, si può chiamare la stanza del perdono. Anche qui il perdono, abbiamo detto, non è un percorso a basso prezzo, ok? Non è che adesso stasera io pensi che insegnandovi una tecnica in questo momento voi riparate magari una ferita che dura da tempo. Ma vorrei che voi cominciaste ad imparare, avere l'idea che voi potete avere una stanza interna, quindi potete avere uno spazio interiore dedicato a questa attività. Questo è il senso di questo esercizio. Quando io lavoro su questo, una seduta, magari ci vogliono, non so, 40 minuti, un'ora, quindi chiaramente faccio parlare, vengono fuori un sacco di cose, faccio fare dei cambiamenti di posizione, quindi sei la persona, sei te stesso e poi sei la persona che vuoi perdonare, oppure sei te stesso e sei la tua malattia, sei il tuo dolore, fai parlare il tuo dolore, quindi è un processo di tipo dinamico. Chiaramente non possiamo fare questo e non voglio neanche che vi si aprano delle cose, anche se poi se si devono aprire si aprono, fa parte del gioco, però il mio intento è di trasmettervi una tecnica che magari potete poi rivedere o riutilizzare, soprattutto l'apertura di uno spazio. Però per fare questo, anche qua, vi chiederei di scegliere una situazione in cui volete perdonare qualcuno o qualcosa piccola. Quindi qualcosa che sapete di poter gestire. Non perché non si possa fare con una cosa grande, ma per vostra sicurezza, visto che tra poco ci salutiamo e ognuno va per la sua strada, e quindi scegliete una cosa che magari su cui volete semplicemente sperimentare la tecnica, ok? Anche qua io vi guido, quindi se volete mi seguite, se no pensate ad altro. Come prima, grazie. Come prima, scrociate tutto, vi eravate già riassettati, lo so, però trovate una posizione comoda ma presente. Chi vuole chiude gli occhi, chi vuole fissa un punto, ovviamente. Portate adesso semplicemente l'attenzione sul vostro respiro, semplicemente perché è un buon metodo per aumentare la concentrazione dentro di voi. È un buon metodo per aumentare lo stato di presenza che vi serve per lavorare con voi stessi. Sentite il respiro che diventa più lento e mano a mano che questo accade andate un pochino più profondamente dentro di voi, un pochino più giù. Secondo quello che vi va, secondo quello che è buono per voi, prendete un bel respiro e scendete ancora un pochino. Immaginate di avere uno sguardo interno che guarda all'interno di voi. Invece che guardare fuori, guardate dentro. E adesso provate semplicemente a immaginare di essere di fronte a un corridoio, in una stanza interna, come se dentro di voi ci fosse uno spazio, proprio lì, nella casa del vostro cuore, trovate questo corridoio, in fondo c'è una porta, camminate fino a questa porta, la aprite, entrate in questa stanza, vi chiudete la porta alle spalle, è casa vostra, è il vostro cuore, siete al sicuro, nulla può accadere che non sia ciò che voi volete e vi trovate in questa stanza che forse non avevate mai visitato, ma è sempre stata lì. È una stanza circolare, non ci sono spigoli, non ci sono angoli e come tutte le forme circolari non c'è un punto migliore di un altro. Non c'è un punto diverso dall'altro. È perfetta così com'è. In mezzo a questa stanza ci sono due sedie, una di fronte all'altra, e sono vuote.
E ora sapete e ne avete la consapevolezza che questa stanza è la vostra personale stanza del perdono. In questa stanza voi avete potere. In questa stanza voi potete scegliere come, quando, chi e cosa volete perdonare. Una porta dall'altra parte della stanza farà entrare, quando voi lo vorrete, ciò che volete perdonare o la persona che volete perdonare. Perciò, ora, date ordine che quella porta si apra. Accomodatevi in una delle due sedie e attendete che la persona di fronte a voi, che ora è entrata, e che è la persona che voi avete scelto di perdonare in questo momento, si sieda. In questa stanza voi siete i padroni, in questa stanza voi dettate le regole. E questa persona non parlerà e sarà lì ad ascoltarvi, ad ascoltare tutto quello che avete da dire, fino a che voi vorrete. E non parlerà se voi non vorrete. Perciò adesso cominciate a parlare. Questo è il momento di vuotare il sacco. Questo è il momento di dire tutto quello che avete da dire. Questo è il momento di affrontare tutto quello che vi ha fatto male, tutto quello che vi ha creato problema, tutto quello che vi ha danneggiato, e di dirlo. E di dirlo senza sconti e senza giustificazioni e senza nessun tipo di freno. Nessuna pietà in questo momento. Accusate, rivendicate, dite tutto quello che dovete dire. Date completamente sfogo alla vostra parte arrabbiata, alla vostra parte ferita, senza che niente rimanga di quell'esperienza dentro di voi. Questa persona vi ascolta e siete voi ora a decidere di darle la parola, di sentire che cosa ha da dire su tutto questo. E quindi comincia a parlare. E dapprima vi dice le sue giustificazioni, e dapprima vi dice le ragioni per cui ha agito in questo modo. Ma non è sufficiente, questo non vi basta. Volete soddisfazione. E perciò ribadite ancora e ancora quanto avete sofferto, quanto vi ha ferito, quanto siete stati male per questo. Fate in modo che vi ascolti, perché è nella vostra stanza del perdono. E non può far altro che ascoltare e guardarvi. E dopo che questo accade, vi comincia a chiedere scusa. Esprime col suo volto e con le sue parole il dispiacere per voi nei vostri confronti. E questa volta è sincera, e questa volta non cerca scuse. E chiede perdono. E in questo momento sta a voi decidere che cosa volete fare. Potete scegliere che non è il momento, che non è abbastanza, e va bene così. Tornerete, tornerà. Potete scegliere che invece volete liberarvi ora, qui, di questa emozione tossica. E che non lo fate per questa persona, ma lo fate semplicemente per voi. Semplicemente perché vi possiate sentire di nuovo leggeri e alleggeriti. E questa è una vostra scelta ed è soltanto nel vostro interesse. E se decidete di farlo, sentite la resistenza di altre parti di voi,
E sentite l'eco che vi dice sì, però, sì, ma... E poi? Ma quello che volete in questo momento è semplicemente di riacquistare potere su di voi, sulla vostra vita. Volete che non accada più che questa persona, che questa esperienza, che questo evento abbiano ancora potere su di voi. Volete che questo termini qui, ora. E allora fatelo. Lasciate andare completamente. Questa cosa è finita. E non ha più alcun potere di rovinare il vostro presente. Non ha più alcun potere di tenervi prigionieri e legati al senso di vendetta, alla paura, alla rabbia. E perciò dite a questa persona, io ti perdono, ora, per tutto il male che mi hai fatto, volontariamente o involontariamente, e scelgo ora di trasformare questo in potere. Può darsi che proviate dei sentimenti diversi ora verso questa persona. Può darsi che vi vengano in mente cose positive che avete vissuto, o può darsi di no, che semplicemente la vogliate congedare. Va bene così com'è. Perciò forse la ringraziate per quello che ora avete compreso. Forse semplicemente la salutate e la guardate andare via. E dopo che se n'è andata, restate ancora qualche istante nella vostra stanza del perdono e ringraziate voi stessi. Ringraziate voi stessi per la vostra forza e la vostra capacità di affrontare questo. Siete consapevoli che questa stanza è sempre a disposizione, è sempre lì per voi, ogni qualvolta vogliate affrontare questo tipo di lavoro dentro di voi. Perciò ora ne uscite, richiudete la porta. Camminate dentro al vostro cuore, nella vostra casa interna. Portate nuovamente le mani al cuore e ringraziate voi stessi e questa parte di voi. Fate un respiro profondo e lasciate andare. Volete, aprite gli occhi fate un bel sorriso che non guasta mai, aumentano le endorfine. Allora, questa è una tecnica che ovviamente avete assaggiato. Chiaramente quando ci si lavora individualmente e quindi si fa parlare, e molto spesso quello che accade è che devo proprio spingere perché uno diventi un po' più cattivo nella fase dell'accusa e tiri fuori un po' di cose. E poi succede che nella fase del perdono, spesso se si sta lavorando su qualcosa di molto magari più forte, più profondo, c'è una grossa resistenza e questa resistenza si fa sentire. E quindi lì c'è una grossa ristrutturazione della proprio del carattere, degli atteggiamenti, delle difese che una persona ha utilizzato, perché spesso nel momento di lasciare andare questa cosa succedono una serie di blocchi e quindi si va a lavorare su questo. E poi nella parte finale, lavorando in maniera individuale,
quello che succede è che ci sono degli insight, cioè delle illuminazioni profondissime sul senso profondo di questa cosa, su cosa questa persona ha rappresentato per noi, su quanto in realtà noi l'abbiamo amato, siamo stati legati a questa persona, ragione per cui facciamo così fatica a lasciare andare delle cose. Quindi avviene proprio un processo. Ovviamente, magari qualcuno di voi l'ha vissuto già, magari invece qualcuno no, o soltanto dei piccoli pezzi. Quello che io consiglio per il lavoro personale è di utilizzare questa tecnica della stanza del perdono per cose piccole. Vi siete innervositi perché siete andati, non lo so, in un negozio e vi hanno trattato male? Ecco, questo è un buon modo di praticare per conto vostro. Perché prima si comincia dalle cose piccole, poi si arriva alle grosse, quando si lavora su di sé, intendo dire, non quando si va da qualcuno. E lì voi cosa fate? Imparate a praticare come si fa a lasciare andare, perché a volte vi succede che la giornata no, una piccola cosa ve la rovina tutta. Allora lì è il momento di fermarsi 5 minuti e fare questo lavoro qua. Bene, abbiamo terminato. Questa sera, grazie.